la presa in giro che ci rincorre ormai da più di 30 anni. E soprattutto è una delle dimostrazioni più evidenti del fatto che la volontà di un popolo intero viene calpestata come se niente fosse. Non solo perché ne abbiamo ricominciato a parlare senza interpellare chi aveva già espresso un parere negativo, perché addirittura quando viene finalmente stabilito che un nuovo referendum si esprimerà in qualche modo, c'è chi si permette di boicottarlo con i mezzi più vergognosamente plateali, senza fare nomi, non ce n'è bisogno. Quindi è una tripla presa in giro. Senza poi entrare nel dettaglio, non sono uno scienziato, ma chi mi segue da questa forma di comunicazione lo sa senz'altro meglio di me. I costi del nucleare sono sproporzionati rispetto ai rischi. O meglio, sono i rischi che sono talmente grandi e le prove, non c'è bisogno di dire che il momento è troppo emotivamente sensibile perché siamo sconvolti dal Giappone. Se siamo sconvolti dal Giappone è perché dimostra che perfino una terra che ha investito sul nucleare e che probabilmente ne ha anche i mezzi e ne ha avuto la possibilità e il tempo per farlo bene, non può prevedere tutto. E lì si va in un campo in cui ci si fa veramente tanto male per generazioni intere future. Ma perché? Perché dobbiamo ancora infilarci in quel tunnel mostruoso? E ancora nessuno ha mai spiegato come cavolo si fa con le scorie, cioè basta, non ne parliamo proprio più. Innanzitutto, maestro, i complimenti da tutto il Comitato Nazionale del Referendum, vota sì per fermare il nucleare. Io spero di fare questo referendum perché stanno cercando di abolirlo e quindi io spero che si faccia. Mi pare un diritto del popolo, fatto dopo aver proclamato questo diritto, non solo la Costituzione ma anche il governo stesso, adesso non dovrebbe abolirlo perché è una necessità normale del popolo di dire la propria opinione su un caso così grave e così importante. Il 12 e 13 giugno tutti a votare. Il 12 e 13 giugno quindi? Tutti 12 e 13 quando? 12 e 13 giugno tutti a votare. Io non lo sapevo la data, non lo sapevo. 12 e 13 giugno ci vediamo al referendum. Arrivederci. Grazie maestro. Beh, la battuta è andate a votare, non facciamoci fregare il referendum, andate a votare anche se è una bella giornata, anche se si sta bene al mare, andate a votare per l'acqua, che è un nostro diritto, e per il futuro che il nucleare ci toglie, e anche il futuro è un vostro diritto, che noi, la mia generazione, non ha diritto di togliervi. Grazie. No, non si possono parlare, si può dire parolacce, no? Cioè, perché mi dice referendum a me mi viene subito a dire delle cose cattive, insomma, molto cattive. Secondo me si possono dire. Si possono dire. Tanto ormai le dicono tutti. Cioè, io direi che dopo la privatizzazione dell'acqua si può pensare benissimo alla privatizzazione dell'aria e poi altre privazioni di questo tipo, insomma, no. Cioè, ci sono dei rifiuti, degli insulti all'umanità, degli attentati alla dignità dell'essere umano, e su questo bisogna ribellarsi. Io penso che chiunque abbia un minimo di cervello, di buon senso, di amor proprio, questa volta debba veramente andare a fare il suo dovere, perché è l'unica maniera di cambiare le cose, no? Sì, anche perché guarda, mi ha levato una delle mie nuclei. Sono affranto per il Giappone. Io ho a cuore il giapponese e la cultura giapponese, è una mia. E quindi stavo per cercare di regalarmi un viaggio in Giappone al momento, ma anche chi se ne frega, hanno problemi più importanti che quelli forse del mio viaggio del turismo, però sempre no nuke. Per me il nucleare è addirittura obsoleto, cioè nel senso abbiamo tanta energia da sfruttare, eolico, solare, compagnia bella, ancora ce la stiamo minare, in più nessuno dice dove cazzo sono le scorie che si sono create fino adesso. Io lo voglio sapere, sarò banale o retorico, però quindi questo è il mio pensiero. Da questa piazza, alla quale si è appena concluso il concertone del 1° maggio, vi dico il mio invito personale: il 12 e 13 giugno di andare a votare per il referendum, che è uno degli ultimi strumenti che abbiamo in mano noi cittadini per esprimere la nostra preferenza.
li fanno sempre a giugno perché poi l'affluenza alle urne è più bassa, però appunto bisogna raggiungere il quorum e votare sì, esprimere sì per essere contrari al nucleare e un altro sì per l'acqua pubblica. L'acqua è un bene comune e va difesa, non va privatizzata, quindi questo è il mio personale invito. Grazie. Una battuta contro il nucleare, nel senso che per me è assurdo solamente pensare alla remota possibilità di costruire nel 2011 qualcosa che sia nucleare. Evviva l'energia pulita, si può fare tutto e quindi le centrali nucleari le chiudiamo. Meno male che si è arrivato alla comprensione del fatto che potrebbe essere un danno riaprire le centrali nucleari. Fa paura il fatto che si cerchi di aspettare che la gente dimentichi quello che è successo in Giappone per riproporre la cosa. Questo è un inganno perché se tu mi vieni a dire allora vuoi fare o non vuoi fare, io ti dico sì, no. Se tu alla luce di quello che è successo, di una disgrazia come quella del Giappone, decidi di spostare questo referendum 2 anni più avanti, mi stai chiaramente dicendo in faccia che mi stai ingannando, perché aspetti che io mi dimentichi di questa cosa per poter ripropormi in maniera subdola l'argomento. Sappiamo benissimo che ormai il pubblico italiano è distratto, è stato in qualche modo annientato, sono state annientate le cellule della memoria nel cervello di molti italiani e quindi è più facile convincere di ritornare al nucleare fra qualche anno piuttosto che adesso. Ma non c'è problema, perché se nel momento in cui ritornerà l'idea di riproporre questa legge, noi ci schiereremo di nuovo contro il no e credo che vinceremo di nuovo. Grazie.